Perché come ho scritto nel cartellone, sono esaurita. Vade retro il Covid, almeno nelle chiacchiere. Siamo a Viareggio, dove Azzurra, titolare di un bar in centro, chiede ai clienti, che in queste settimane vengono a fare l'asporto, di non parlare del coronavirus. Mi parlavano solo di Covid, di morti, di contagi. Il picco si sale, la zona rossa non c'è, guarda casino all'SLU. Tutte, io non ce la facevo più, cioè io mi sentii quando alle 6 chiudo il bar, che arrivo a casa, mi viene il calo. E così ha preso un bel cartellone giallo e lo ha scritto proprio all'entrata, suggerendo anche altri argomenti di cui parlare. Dal GF alla borsa, insomma un po' anche a battuta, però perché ci sono tante cose belle, tanti argomenti belli, tante cose di cui parlare e invece ci siamo focalizzati solo su questo argomento. E a quanto pare le persone che sono entrate nel bar nelle ultime ore di Covid non hanno parlato. Sono entrati dentro il bar a battuta. Allora, stasera che partita c'è di calcio? Oppure altri argomenti più particolari. Però diciamo che nessuno ha parlato di Covid. Quindi o è stato un caso o ha funzionato. E la gente che cosa ne pensa? È giusto, Data la sì. situazione, è giusto. Ci ha stancato il Covid. Sì, esatto. Sì. Ma non penso che sia vietato parlare di Covid. Comunque è un problema che sta persistendo. Bisogna parlare della bella primavera. E di che Di che parlavamo? Parlavamo? Ti parlavamo di donne, ti parlavamo di calcio, parlavamo di... Ma tirate fuori argomenti. Sì. Di come si può passare il tempo durante questa zona rossa. Vedi, zona rossa, vedi. È tutto circondato dal Covid ormai. Sì.